Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Gioca con me, giochi per bambini. Oggi giocheremo insieme ad un'applicazione di Toca Boca, un'applicazione che io trovo molto molto carina e che è anche molto istruttiva, perché infatti oggi saremo in un laboratorio di chimica, infatti l'applicazione si chiama Toca Lab o Toca Lab. E noi saremo appunto in un laboratorio di chimica e creeremo degli elementi chimici. Quindi questa applicazione è molto utile perché può insegnare qualcosa di chimica o perlomeno ci dà una panoramica sulle nozioni di chimica e sulla tavola periodica degli elementi, perché infatti si può imparare divertendosi. Ecco, qui noi abbiamo messo questo mostriciattolo che sarebbe un elemento chimico e adesso lo centrifughiamo in questo modo. E vediamo che cosa succede. Questo è il nostro elemento. Vediamo un po'. Ah, avete visto? Quindi questo è il primo elemento della nostra tavola periodica e si tratta del fosforo. E adesso invece abbiamo trasformato questo elemento in un altro elemento ancora. Avete visto? Abbiamo effettuato questa trasformazione, abbiamo creato il silicio. Adesso facciamo un'altra trasformazione ancora, riscaldando il nostro elemento e vediamo che cosa otterremo. Vediamo un po'. Un nuovo elemento. Fantastico. Abbiamo creato l'alluminio. Benissimo. Avete visto quante cose si possono fare all'interno del nostro laboratorio di chimica? Adesso prendiamo questo elemento, l'alluminio appunto, e lo centrifughiamo e vediamo che cosa succederà. Ecco qui il nostro elemento. Che carini che sono questi elementi. Ah, attenzione, abbiamo ottenuto il gallio. Perfetto. Quindi si impara davvero molto perché impariamo le sigle degli elementi chimici. Adesso congeliamo il nostro elemento, il nostro mostriciattolo, molto molto simpatico, e vediamo che cosa otterremo. Eccolo qui il nostro elemento. Vediamo un po' che cosa è successo. Attenzione, in questo caso abbiamo ottenuto lo zinco. Benissimo. Numero 30. È un'applicazione veramente molto molto carina perché ci permette
di entrare un pochino in contatto con il mondo della chimica. E adesso andiamo a creare altri elementi. Ci sono ancora tanti spazi da riempire nella nostra tavola periodica, quindi possiamo proseguire. E vediamo che cosa possiamo fare. Vediamo, vediamo un po'. Ok, riscaldiamo il nostro elemento, che era lo zinco, e vediamo in che cosa si è trasformato questo esserino con le antenne. Ah, attenzione, abbiamo creato il cadmio, il numero 48. Benissimo. Adesso prendiamo il cadmio e lo centrifughiamo. E vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Ah, attenzione! Abbiamo ottenuto il mercurio. Eccolo qui. E benissimo. Vedete quanti elementi che riusciamo a creare? Adesso possiamo aggiungere dei liquidi, vedete, abbiamo delle provette da laboratorio con dei liquidi colorati e vediamo che cosa otterremo. Aggiungiamo i nostri liquidi. Avete visto, c'è stata una reazione e abbiamo ottenuto questi piccoli esserini molto carini. Adesso vediamo un po' che cosa possiamo fare. Andiamo a creare nuovi elementi, qualche elemento nuovo qui nel nostro laboratorio. Possiamo scegliere tra vari strumenti un po' di elettricità e vediamo che cosa andremo a creare. Attenzione, attenzione. Andiamo a creare il taglio, il numero 81. Benissimo. Benissimo, quindi questo era Tokaleb. Spero che il video vi sia piaciuto. Condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi gratuitamente al mio canale così da essere sempre informati sui nuovi video. Spero che l'applicazione vi sia piaciuta, io la trovo molto molto carina e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!